Lucy, buongiorno. Non ho cominciato a camminare via. Mo cammini che male. Io mo ho finito di buttare il sangue qua a terra. Voi va presentato questi pedagna. Sì, ma che sta facendo? Facci dove hai fatto questo? Sta registrando, ha detto che deve dire tutto quello che è successo con Don Domenico. No, Alfred. Donna Filumè, buongiorno. Buongiorno, donna Filumè. Donna Filumè sta registrando. E non parla. E mo parlo. E se mi servi parli pure tu. La gente ha da sapere tutte cose. E mo tutte cose ci racconto. Rosario, fa ma cortesia, aspettatelo subito. E io dove mi metto? Su rimani in piedi e parli senza interrogati da donna Filumella. Mamma mia, quanto è brutta. Dunque, a due ha già cominciato. Da dove devo iniziare? Ma perché non cominci dalla morte? Ma perché non ti stai zitto? Stai interrogato? No! Babbo, tra i fatti miei parlerò più innanzi. Anche se i fatti miei stanno tutti quanti e forse li sapete pure voi. Io sono Filumena Marturano e non ho bisogno di parlare. A Duissa già cominciamo. A Duissa. Da me? Ma che cazzo tu? Cazzo circa? E a Duissa a comincio. Da mio marito, Domenico Soriano. Oh, vero, quelle sono marito e moglie, ancora mi devo abituare. A strada la casa si ascoltava. È meglio fest, è meglio Natale, ma l'ho passata sola con Manacana. Ieri, a roppo che me l'ha sposato, perché sì, me l'ha sposato. Mi dicette che io ero una femmina che non sapeva di piangere. Non vi ha detto solo questo, donna Filomena? Non capisco, ma perché? Ah, fallo parlare, Rosalì. Perché tanto coccoruno che sapete dividere cose che si dicono dalla verità ci esiste ancora. Parla a fede, dice la gente. Ha detto che vuoi? No, ma come le dice a me? Ci le dice la gente, perché io sono troppo buono quello che ha marito Don Domenico. Parla là dentro, bimbo. E che lei era, voi? Un'anima in pena, senza pace, mai. Una donna che non piange, non mangia, non dorme. Avesse mai visto i rumi? Dicette proprio così, eh? E quando mi voleva avere i rumi? Sempre solo come una canna, dovete crederle. A strada la casa si ascoltava. E tu, mamma, che le stai dicendo io? Scusate, io parlo napoletano. E torniamo a quello che stavo dicendo io. No, femmina che non sa piangere. Non sa piangere, mi dice. Non sa piangere. Sapete quando si chiama? Quando si conosce un bene non si può avere. Ma Filomena Marturano bene non ne conosce. E quando si conosce solo un male, non si chiama. A soddisfazione di chiagnere Filumena Marturano non l'ha potuta mai avere. Come l'ultima femmina l'ha trattata sempre. Come l'ultima femmina l'ha trattato sempre. E non parlarmi quando essa era giovane, che uno poteva dire tre sorta, presenza, mamò. All'orto, ma all'orto. A 52 anni si ritira a casa chi fa solette sporche russette che mi fanno schifo. E ovvero il clima, quello conservato. Senza proprio che prudenza, senza pensare. È meglio che leva a Mirz, se che le trova. Ma già, se che le trova e che fa? Chi è essa? Che diritto tiene? E son salanisce a priessa che la... A questo punto, Don Domenico, non ci credi più, e dice, sta priessa che la chi? Madonna, per me non risponde troppo buona. Anche la schifosa. Consiglia. Che se credeva che io non l'avevo capito. Il subuscello non ne sa per dire, che è un difetto suo. 52 anni se permette se mettere con una figliola 22 e non si mette scuorno. E la mettere in ta casa dicendo che era l'infermiera. Perché se si credeva che stava morendo, e non più tardi quando fu Rosalì. Ma che è successo? Ah, 24 ore fa. Prima che venivo prevede per ci sposare, se credevano che stava per dare l'anima a Dio e non ne bereva, vicino lietto mio si abbracciavano e si passavano. Aronna, quanto mi fa schifo. E se stavo morendo veramente, isso, chi stavesse fatto? Già, io morevo. E a tavola apparecchiata PIS e che la morta all'erta. Donna Filomena, mi posso permettere? E permettetevi, Alfredo. Ma perché, scusate, voi morivate e isso non doveva mangiare, non sapeva sostenere. Iamma, dicite pure. La giurita, isso, te dico pure a te. Il rosso è mezza tavola. Che rosso è mezza tavola? Che rosso è mezza tavola. Rosso. Rosso. Ce lo posso raccontare come disse Don Domenico? E raccontate, Alfredo, non so che ce ne importa la gente della risposta di Don Domenico, arrivata a sto punto, ma... E lo faccio lo sguardo come se io fossi Don Domenico. Ci piacesse. Datemi una battuta. I moreva, esso sapeva sostenere che rosse mezza tavola, rosse. Esso moreva, esso sapeva sostenere che rosse mezza tavola, rosse. Rossa.
Verde, paonazzo. Ma perché? Io non ero padrone di mettere. Non ero padrone, mi fa piacere che tu moriva. Ricetta proprio così? Ricetta proprio così? E io ci ricetto, ma io non sono morta. E non moro con mo. E non moro con mo. E mo basta, perché oggi parlate assai. Voi tenete il vostro che fare, eppure io tengo il mio. Ma fino a mo non ha diritto niente. Non ha diritto niente proprio. Lucia! Lucia, come sa scusa che lo coso?